Isola dei Famosi, polemiche per quello che ha detto Matilde a Samuel nell'orecchio, reso noto il fuori onda. I commenti sui social. L'edizione in corso dell'Isola dei Famosi si avvia alla sua fase finale. Dopo anni di conduzione Ilary Blasi ha ceduto il timone a Vladimir Luxuria che conosce il programma molto bene, prima è stata naufraga, poi inviata e opinionista infine conduttrice. Tuttavia le novità apportate al reality della sopravvivenza non sono state accolte con entusiasmo dal pubblico, puntata dopo puntata Luxuria ha faticato ad imporsi nel palinsesto TV, i dati di ascolto sono sempre stati bassi, e il reality ha rischiato di essere sospeso. Anche la scelta dei naufraghi non ha contribuito all'affermazione del format. Mai come quest'anno ci sono stati tanti ritiri e questo ha pregiudicato in parte il successo del reality. Nonostante le diverse critiche, i colpi di scena inattesi, e alcuni imprevisti come malesseri vari, l'Isola dei Famosi è giunta alla finale, che andrà in onda mercoledì 5 giugno, Edoardo Stoppa, Alvina Verecondi Scortecci, Arthur Dainese, Aras Senol, e Samuel Peron si contenderanno il montepremi in palio. Samuel Peron si è giocato il posto in finale con la sua amica Matilde Brandi. I due durante il reality hanno legato molto, e combattere l'uno contro l'altro non è stato facile. Durante la semifinale la ballerina e Peron si sono sfidati alla prova dell'uomo vitruviano, ma prima si sono abbracciati e l'ex volto di Ballando con le stelle ha ricordato a Vladimir quanto Matilde meriti la finale, Vladi. Andare in sfida con Matilde è come andare in sfida con una sorella e te lo dico con il cuore. Ritengo che lei meriti, ma veramente tantissimo la finale, al di là della sfida. Merita lei di proseguire. Matilde Brandi accordo con Samuel Peron, le indiscrezioni. La sfida tra Samuel Peron e Matilde Brandi è stata vinta dall'ex coach di ballo. Ma secondo alcuni fuori onda resi noti in queste ore la naufraga avrebbe suggerito a Peron una sorta di accordo per buttarsi insieme. Sembra inoltre che Matilde poco prima di lasciare la presa e buttarsi in acqua avrebbe suggerito all'amico come comportarsi. Sono arrivata, io non ce la faccio più Samu. Guarda Samu che io non ce la faccio più. Caschiamo insieme? Non ce la faccio davvero più. No. Oddio sto cadendo. Peron si è lasciato andare qualche secondo dopo e si è rivelato il vincitore, questo gli ha dato l'accesso diretto alla finale. Ovviamente le parole di Matilde hanno echeggiato in rete e dato vita ad una serie di commenti. C'è chi sostiene che Samuel non abbia sentito Matilde e chi invece crede che il naufrago abbia ignorato appositamente le parole della compagna di avventura. La polemica si è animata vivacemente, anche se per ora la produzione del reality non ha rilasciato nessun commento. I due potranno commentare l'accaduto solo quando saranno tornati in Italia.